Altri 6 mesi di indagine per il presunto voto di scambio a Gallipoli. La proroga riguarda l'inchiesta nella quale risulta indagato anche il consigliere provinciale Sandro Quintana, eletto nella lista La Puglia prima di tutto, ma che poi alle ultime regionali si è candidato nella lista dell'UDC. Nella proroga che nei giorni scorsi è stata notificata alle parti compaiono altri nomi. 3 sono già noti perché sono stati convocati in procura per essere interrogati. Uno è quello di Isabella Storelli, indagata per la promessa di sistemazione di una strada in cambio del voto. Gli altri 2 sono i nomi di Giovanni De Marini, a suo tempo candidato sindaco di Gallipoli, e di Laura Monte, indagati per la promessa e la consegna a più persone di piccole somme di denaro. Si parla di banconote di 50 euro in cambio del voto a Quintana. Gli altri 2 nomi sono quelli di Fabio Negro e di Anna Cacciatore, entrambi di Gallipoli, che finora non sono mai stati ascoltati dagli inquirenti. Nel corso dell'interrogatorio De Marini aveva risposto alle domande del magistrato prendendo decisamente le distanze dall'accusa di aver promesso e tantomeno consegnato denaro per far votare Quintana. Isabella Storelli aveva precisato che non risponde al vero il fatto che in cambio del voto a favore di Quintana quest'ultimo avrebbe poi provveduto a far asfaltare a sue spese una via della città. Le indagini condotte dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale e del nucleo operativo della compagnia di Gallipoli sono coordinate dal procuratore aggiunto Antonio De Donno.